Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi è venerdì 8 febbraio 2012, sono come vedete le 22:06 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Prima di iniziare vi ricordo che questa settimana si è tenuto una prima edizione, diciamo così, di questo corso sul metodo Prof. Ste applicato al mercato a Forex in collaborazione con FXCM che si replicherà questa settimana, è per l'esattezza giovedì 14, per cui se volete partecipare potete, credo, ancora iscrivervi scrivendo un'email all'indirizzo info@fxcm.it. Il corso si terrà a Legnano, devo dire che la prima esperienza in tal senso è stata molto molto positiva e proprio per dare la possibilità a chi non ha partecipato alla, diciamo, prima edizione, si replicherà appunto settimana prossima. Ci sono anche delle grosse novità per quanto riguarda la collaborazione con FXGM, ma ne parleremo con calma, anche se qualcosa vi ho già accennato sulla pagina Facebook, che tra l'altro sta avendo un successo veramente molto alto, come vi dicevo e come dicevamo, in effetti è uno strumento molto più adatto a contenere tutto quello che riguarda un pochino l'approfondimento didattico anche operativo e soprattutto in intraday dell'applicazione del metodo per quanti lo stanno seguendo e studiando e approfondendo e apprendendo, che si va a sovrapporre, direi, a Twitter, che comunque rimane, anche se ovviamente il discorso sulla pagina Facebook è sicuramente più organico, come voi stessi appunto più volte mi avete accennato. Sono molto contento di questo, che è stato sicuramente un grossissimo miglioramento a livello didattico. E detto tutto questo, iniziamo a vedere quello che è accaduto in questa settimana. Una settimana, devo dire, assolutamente particolare, perché si è aperta, lo sappiamo, con una grossa discesa che ha aperto appunto la settimana nella giornata di lunedì, e che ha portato poi a chiudere il gap che dal 2 gennaio, quindi dall'inizio dell'anno, dalla prima seduta di questo 2013, era ancora aperto. Chiudere il gap sull'Eurostoxx, sul DAX e il FIB, che come sappiamo aveva un pochino sovraperformato, ha subito la discesa in modo assolutamente marcato. Ma attenzione, primo elemento e prima tematica di settimana prossima, lo vedete. Per pochi tick non ha ancora chiuso il gap. Il gap si chiuderà eventualmente ai 16.285, laddove il minimo di questa settimana è stato toccato a 16.320, quindi solo per 45 punti di FIB il gap del 2 gennaio è ancora aperto. Quindi, se è vero da un lato che sono un paio di settimane, come abbiamo più volte accennato e sottolineato, il FIB sta facendo storia a sé, è anche vero che sarà importante seguire se e come la settimana ventura e nelle prossime sedute si chiuderà appunto questo gap a 16.285. Come detto, parallelamente è molto importante ricordare che, lo ripeto, il FIB, un po' per la storia Montepaschi, un po' per la storia delle imminenti elezioni politiche, questa settimana si sono sovrapposte le tematiche riguardanti ENI e Saipem. Insomma, è un periodo che sta, ripeto, facendo un pochino storia a sé, quindi nelle nostre analisi, soprattutto nelle dinamiche in intraday, teniamolo un pochino in disparte, cioè va guardato, ma ripeto, dando come sempre prevalenza all'Eurostoxx, che è una giusta media fra tutte le forze in campo a livello europeo. E poi per conferma eventualmente rivolgersi al DAX e, se volete, ma ancora un pochino in secondo piano, come sempre al Bund. A tal proposito, e andando a vedere quello che è accaduto questa settimana, vediamo che dopo la discesa di lunedì c'è stato sostanzialmente un consolidamento che diventa il primo riferimento delle prossime sedute, cioè, e fin quando rimarremo all'interno di quest'area segnata appunto con le massimi e minimi delle sedute che hanno seguito quella di lunedì scorso, e in particolare per il DAX vanno a corrispondere poi anche con massimi e minimi, lo vediamo, della seduta del giorno 6, laddove invece per quanto riguarda l'Eurostoxx il minimo è stato fatto registrare nella giornata del 7. Comunque, ripeto, fin tanto che rimarremo all'interno di quest'area, che possiamo visualizzare anche col market profile, è diventata sostanzialmente, come anche accennavamo ieri in intraday appunto sulla pagina Facebook e nei vari commenti, come un grosso profilo, una grossa area di volume, come del resto spesso e sempre
accade in congestione, che certamente va tenuta presente, e per questo il consiglio è quello appunto di porre i limiti all'interno di quest'area di congestione, e fin tanto che rimarremo all'interno della stessa, appunto, non ci sarà modo di giudicare quello che sta accadendo. Ma attenzione, altro elemento importante: la discesa ha portato ad un nuovo six out, purtroppo stavolta ribassista, ancora in eventuale formazione, perché c'è stata questa forte spinta ribassista, le quattro piccole barre di consolidamento, e dentro la quinta barra, quindi quella di lunedì giornaliera, dovrebbe, se confermata la negatività, ripartire il movimento ribassista. Ma questo non è assolutamente detto. Perché? Perché tra l'altro avevamo più volte segnalato l'area sull'Eurostoxx tra i 2006 e i 2610 come area decisiva, che solo nella giornata di giovedì è stata penetrata, ma significativamente giovedì ha chiuso 2605, quindi al di sopra di quei 2006, minimo della fascia 2610-2006, che più volte avevamo segnalato come decisiva. Infatti, nella giornata di venerdì c'è stato un pochino di recupero. E allora, e di nuovo, l'eventuale six out dovrebbe vedere entro la quinta barra, quindi quella della prossima seduta, una ripartenza del movimento verso il basso, che poi dovrebbe rapidamente andare a prendere e a violare al ribasso il minimo precedente. Ma ripeto, non è assolutamente detto, perché il fatto che l'Eurostoxx abbia resistito in qualche modo al di sopra dell'area 2006-2610 e che oggi ci sia stato un buon spunto rialzista, soprattutto nel pomeriggio, anche se poi non si è completato, grazie a, ne parleremo fra un attimo, alla invece forte positività osservata sul mercato americano. Comunque, ripeto, c'è stata una sorta di reazione, quindi l'area dei 2006 non è stata violata. E per ora, sembra che il mercato stia perlomeno tentando di tenere. Il six out sicuramente ci aiuterà a giudicare la portata eventuale della negatività. Tra l'altro, teniamo presente anche che per i più diciamo avanzati studiosi e utilizzatori, diciamo così, del metodo Proust, vediamo che c'è stata anche un'accelerazione del momentum verso il basso, che in qualche modo e di nuovo preoccupa. E ripeto, in buona sostanza, abbiamo da un lato per giudicare il discorso six out, quindi un'eventuale ripartenza verso il basso entro la sesta barra, e ne sono già state fatte 4, 1, 2, 3, 4, quindi perdonatemi, la sesta barra sarà eventualmente quella di martedì. Di nuovo stessa cosa per quanto riguarda il DAX, stessa cosa per quanto riguarda il FIB, cui si aggiunge poi anche l'eventuale chiusura del gap, ma ricordiamo, il FIB va tenuto sempre in secondo piano. Altra cosa che oggi si è verificata, un po' come venerdì, come già accaduto di venerdì, abbiamo avuto un rialzo di Stoxx e DAX e un rialzo anche del Bund, quindi una non convergenza del Bund che dovrà in qualche modo riallinearsi a quello che è avvenuto su Stoxx e DAX. Lo guardiamo in intraday, vedete che sostanzialmente il Bund, diciamo, non è stato positivissimo, ma non è certamente diminuito, anzi nel pomeriggio c'è stato, a partire dalle 16, una sorta di recupero del Bund, quando sempre intorno alle 16 c'è stata una marcata, se volete, positività che è iniziata a dire il vero un pochino prima delle 16, dopo l'apertura americana, legata al fatto che una certa positività degli azionari, legata al fatto che l'S&P 500 è giunto nuovamente a superare l'area dei 1510, cioè ai massimi storici, e per la prima volta dopo tantissimo tempo, questo è un altro elemento che va sicuramente sottolineato, il Nasdaq ha ripreso a sovraperformare. Quindi, ai fini di una tenuta a livello positivo dei mercati, questo sicuramente fa ben sperare. La positività sul mercato americano ha in qualche modo influenzato l'Europa, ma non troppo. Per un semplice motivo: perché non sono stati nemmeno superati i massimi di ieri, li vediamo qui, né dall'Eurostoxx né dal DAX. Il FIB è rimasto molto più indietro dei massimi di ieri, giovedì, e questo sicuramente è un elemento che fa capire come l'Europa si sia certo accodata alla positività americana, ma non troppo. È arrivata proprio a testare i massimi del giorno prima, anzi li ha mancati, se volete, di qualche tick, e poi si è stabilizzata. Andiamo a vedere in intraday, perché è molto interessante, pochissimi tick al di sotto
dei massimi appunto della seduta precedente. Questo è un elemento che sicuramente, al contrario degli altri, fa sorgere qualche dubbio sulla positività europea. E tra l'altro a questo si è aggiunto il fatto che appunto il Bund dalle 16 in poi ha un pochino, come vedete, recuperato l'area dei massimi di giornata, laddove invece lo Stoxx e il DAX dalle 15:30 in poi, cioè da subito dopo, diciamo così, l'apertura americana, hanno visto una certa positività che però non è stata confermata da una risalita al di sopra dei massimi, perlomeno del giorno prima. Quindi di nuovo, lo ricordo perché le tematiche sono, come vedete, molte e complesse, teniamo ben presenti i limiti della congestione di queste ultime quattro sedute come riferimento, teniamo presente il six out che entro la sesta barra, quindi in realtà rispetto a quello che dicevo prima, scusatemi, dovrebbe averne ancora un paio perché ne sono state fatte quattro, entro la sesta barra dovrebbe ripartire nella direzione ribassista, teniamo presente che da questo lato c'è una certa accelerazione di momentum verso il basso. E teniamo però presente anche che per ora si è tentato, e si vede bene dall'Eurostoxx, di tenere in qualche modo, perché l'area dei 2600-2610 più volte indicata è stata appunto mantenuta almeno per il momento. Ripeto, gli elementi per giudicare sono molti, il primo e principale è comunque il confine di questa area di congestione e fin tanto che rimarremo all'interno dello stesso non dovremo trarre alcuna conclusione che sarebbe sicuramente affrettata proprio per il fatto che le forze in campo, come abbiamo visto, tendono a equivalersi tra quelle che vorrebbero spingere per una propendere per una tenuta rialzista e quelle che invece tenderebbero a spingere il mercato un pochino più verso il basso. E ripeto, non dimentichiamo che l'S&P 500 è sui massimi storici da un lato. E il Nasdaq ha ben recuperato, specialmente nell'ultima giornata, quella di venerdì, dove per la prima volta ha ripreso a sovraperformare. Non accadeva da tanto, anche se lo vediamo qui, è ancora un pochino lontano dai massimi precedenti che invece appunto il Nasdaq ha superato. Scusatemi, l'S&P 500 ha superato e non solo, ma ha anche superato appunto, come abbiamo detto, i massimi storici. Quindi attenzione a tutte le tematiche in campo, magari se avete tempo riguardatevi la videoanalisi. Vi ricordo che appunto giovedì saremo di nuovo insieme per una giornata didattica presso FXCM Italia a Legnano, quindi se non l'avete ancora fatto eventualmente e se c'è ancora posto, perché sono limitati e non so a che punto eravamo con le iscrizioni, appunto iscrivetevi scrivendo un'email a info@fxcm.it. Tra l'altro vi ricordo un'altra cosa, che martedì invece abbiamo il doppio appuntamento con diretta, il video live la mattina alle 10 con anche una lettura di quella che è la situazione dei mercati insieme anche a Davide Biocchi, alle 18:30 l'altro video live sempre dalla sala corsi di diretta con le pillole di borsa. Insomma, una settimana complessa e piena di appuntamenti sia didattici, ma soprattutto piena di appuntamenti da seguire per vedere e giudicare il mercato a che punto è. Lo faremo come sempre insieme seguendo la pagina Facebook, che lo ripeto ancora e ringrazio quanti di voi partecipano alla stessa, si è rivelata strumento assolutamente adeguato all'approfondimento. Grazie a tutti e a presto.